Lunedì, 11 febbraio 2019. Memoria della Beata Vergine di Lourdes. Dal libro della Genesi. In principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo, e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno il frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno, e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra, e per governare il giorno e la notte, e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dal Salmo 103. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Egli fondò la terra sulle sue basi. Non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste. Al di sopra dei monti stavano le acque. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrono tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe, e accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggio, città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano, venivano salvati.